Un saluto a tutti e bentornati sulla filosofia del videogioco. Oggi proveremo una demo, il nuovo Kingdom Hearts Memory of Melodies, che secondo me poteva anche non uscire. Non vi ho mai parlato di quello che penso di Kingdom Hearts 3, non è tutto rose e fiori, ma riserviamo questo discorso a un altro video e oggi vediamo come sarà questo rhythm game. Oh, magari. Stavo dicendo, magari è carino. Ah, ma questo è Icari versione jazz? Inaspettato, ma pregevole. Pregevole. Vediamo un po'. Ti diamo il benvenuto, grazie per aver scaricato la versione di prova di Kingdom Hearts Melody of Memory. Che ne dici di provare subito una battaglia musicale sul campo? Sì, è il motivo per cui ho scaricato la demo. In questi scenari musicali affronti i nemici mentre vai a tempo di musica e il tuo obiettivo è raggiungere l'arrivo e finire la canzone. E grazie. Puoi premere tasti diversi per attaccare, saltare, usare l'abilità e molto altro. Le guide ritmiche indicano il movimento. Il momento esatto in cui devi premere un tasto. Ok. I circoli esterni si restringeranno gradualmente. Ok. Il momento giusto è quando la loro dimensione è la stessa del circolo interno. Ora è il momento di una prova. Ok, ragazzi, è un rhythm game e vedo già che i modelli sono quelli del Kingdom Hearts del 2002. Quindi si vede che hanno fatto questo gioco con poco budget, riutilizzando gli stessi asset. Anche questi sono modelli vettoriali per la versione del gioco in mobile. E non sento nulla. Premi X per attaccare i nemici. Ok, tac. Puoi anche premere L1 o R1 per attaccare. Va bene. Me lo fai fare da solo? No. I tuoi compagni di squadra attaccano con gli stessi tasti. Ok. Se sono due, premi contemporaneamente due tasti tra X e L1 e R1 per colpire due nemici allo stesso tempo. Ok, dai, diciamo che per facilità mentale farò X al centro, L1 a sinistra e R1 a destra. Ecco, ora tutti e tre. Premi contemporaneamente per colpire tre nemici allo stesso tempo. Va bene. Traguardo. Ah no, triangolo. Non ho visto cosa fa, ho premuto distinto. Premi cerchio per saltare ed evitare gli attacchi a distanza. Cerchio per saltare, ok. Se vedo un nemico volante, premi cerchio per saltare. Poi colpiscilo mentre sei ammezzato. Non è banalissimo, eh? Tieni premuto cerchio per librarti in aria così potrai raggiungere le note sospese. E il volo di Peter Pan, ok. Inclina la levetta a sinistra, a destra o a sinistra mentre stai volando per muoverti in quella direzione. Oh, sta diventando tutt'altro che banale. Inclina la levetta a sinistra, a destra o a sinistra mentre stai volando per muoverti in quella direzione. Sì. Ah, devo seguire il filo, per questo me l'ha fatto uscire di nuovo. Smetti di premere X per tornare a terra. Bene, ora prova a giocare seguendo il ritmo della musica. Vai! Ah, destati! È a tempo, eh? Ok. No.
forse per fare un super. È rispettato il tempo, vabbè, caratteristica ovvia dei rhythm game. Ma non così banale. Vuoi rigiocare alla guida? No. Fammi provare un brano vero e proprio, dai. Finire il scenario musicale. I tuoi PS diminuiscono ogni volta che manchi. Raggiungi il traguardo evitando che i tuoi PS scendano a zero per finire la partita. Ok. Nemici multiattacco. Alcuni nemici richiedono più attacchi per essere sconfitti. E mo lo dici, è successo prima. Il numero che vedi sopra la loro guida ritmica indica il numero di colpi necessari. Ok. Dai, un'altra bella musica. Ok, tour mondiale ovviamente non c'è perché dovrebbe essere tipo la trama. La trama dovrebbe essere il recupero di qualche ricordo attraverso i brani. Un po' banalotto. Perché il concept dei primi Kingdom Hearts era stupendo. E di quelli principali. Usa L1 e R1 per selezionare il livello di difficoltà. Principiante è più facile, mentre è più difficile. Non puoi usare oggetti in questa missione. Come gli oggetti ci sono? Cosa cavolo ho fatto? Ok, mi fa sentire la musica. Ah, questa mi piace un sacco. Questa è quella del Dominio Incantato. Bella che è questa. Bella che è questa. Una delle più recenti. Ok, ci sono queste a disposizione. Ah, sono raggruppate per Kingdom Hearts, per gioco. Ok, voglio questo. Cos'è stile? Mi racconta brani puoi scegliere tra tre stili di gioco diversi. Le meccaniche di gioco possono cambiare drasticamente la velocità. Questo è uno stile di base che ti permette di apprezzare le meccaniche di gioco standard. Questo stile semplice ti permette di eseguire tutte le azioni tramite un solo passo, no? Scelte sono tre superfici concentrate sul ritmo senza preoccuparti dei tasti. No, se no che senso ha? Proprio per bambini. Quando stai volando in questo stile, movimenti laterali, attacchi e compagni terra sono tutti automobili che fai. Questo stile è pensato ai giocatori più esperti alla ricerca della sfida. Appariranno dei bersagli artista aggiuntivi nella canzone dovrei prendere per esempio quadrato e due ore per due momento. Ok, questo invece è più difficile. Non subire i danni se manca un bersaglio artista. Dici i bersagli sempre, spendere la tua corda artista e poi un bersaglio sempre. Allora direi di base, però vorrei fare standard. Ok. Via. Gioca. Vediamo un po' com'è, va. Faccio un po' fatica a beccare il ritmo quando devo saltare e colpire. Vai. Ah, sbaglio tasto. Devo abituarmi perché mi viene da prendere check io invece di avere due punti. Ok.
Fatto schifo. Beh, comunque, allora ha il suo perché, però diciamo che non vale un prezzo pieno. Voi l'avete provato? Cosa mi dite in merito? Per me mi sembra un lavoro fatto col minimo sforzo. Sfruttare il brand per fare questi giochi è una strategia che non apprezzo e non approvo. Non che a mio parere serva a qualcosa, ma che tristezza. Questo era uno dei più bei giochi dell'epoca, guardate cosa è diventato. Vabbè, grazie per aver seguito questo video e questa prova con me, e noi ci vediamo al prossimo video.